Arezzo in prima linea per la sicurezza delle cure. Un convegno che si è svolto la scorsa settimana al San Donato ha infatti anticipato di qualche giorno l'approvazione della legge Gelli Bianco sulla responsabilità dei medici e infermieri, che ha avuto l'ok definitivo in Parlamento lo scorso martedì. Una legge che parte dalla sicurezza del paziente, ecco perché era importante ascoltare i cittadini. Questa legge parla soprattutto di prevenzione, di sicurezza e di meccanismi più certi. I cittadini avranno la possibilità di avere un risarcimento se hanno subito un danno dal sistema sanitario, dall'ospedale, dall'azienda eccetera, in tempi più rapidi e certi, attraverso degli strumenti che noi abbiamo messo nel testo della legge, che sono l'azione diretta sulla compagnia di assicurazione della struttura dell'ospedale modello RC Auto, o attraverso la conciliazione obbligatoria, cioè un meccanismo conciliativo invece di fare la causa legale. Poi c'è ovviamente un sistema maggiore di trasparenza nelle riconoscere nel sistema sanitario la qualità dell'erogazione delle cure, e un fondo di solidarietà che garantisce i cittadini nel caso in cui il risarcimento non dovesse essere capiente da parte delle aziende o da parte delle compagnie di assicurazione. Con questa legge si mettono maggiormente in tutela e in sicurezza gli operatori per poter svolgere il loro ruolo in serenità e in tranquillità. Gli operatori non dovranno più fare le polizze assicurative come fanno oggi, che costano tantissimi soldi, che poi come meccanismo diverso si tendono, come dire, tendono a difendersi attraverso la cosiddetta medicina difensiva, e quindi interviene sia sugli operatori attraverso questi meccanismi sia sui cittadini. Il tutto per riportare, diciamo, la situazione in condizione di normalità, diminuire, deflazionare il contenzioso e dare maggiore possibilità ai cittadini ad avere un risarcimento in tempi certi.